Bene, siamo di nuovo qua dopo la pausa. Quindi abbiamo finito, diciamo, questo viaggio, questo metaviaggio all'interno del contesto dell'innovazione sociale. Utile lettura per saperne di più. È questo libro che è praticamente un open book, liberamente scaricabile, fruibile online, che ci dà una visione di quello che è stato il percorso, diciamo, di analisi e di definizione di tutto il contesto dell'innovazione sociale, soprattutto a livello europeo. L'edizione italiana, come vedete, è a cura di Alex Giordano e Adam Arvidsson, scusate, di cui vi parlavo prima. Ma social che? Cioè, se io vi chiedessi di definire l'economia sociale o l'impresa sociale o l'innovazione sociale, abbiamo già visto che non è definibile in un contesto semplice. Dentro il libro di qui sopra troviate una definizione di innovazione sociale che è quella data dalla Commissione, che è quella assunta dalla Commissione europea anche nelle politiche di sviluppo, che metterà in campo, che sta già mettendo in campo in questi anni. Però, insomma, se vi chiedessi perché voi siete, se lo siete, se vi sentite attori dell'economia sociale, quali sono quelle parole chiave o quelle cose che vi permettono di definirvi o vi spingono a definirvi attori dell'economia sociale? Perché l'economia che si va a sviluppare con un'impresa sociale coinvolge attivamente il territorio e non è prettamente individualista, non mira esclusivamente al soddisfacimento del bisogno di profitto dell'imprenditore, ma è un'economia partecipata, è un'economia inclusiva sicuramente. Hai messo insieme tutta una serie di termini che effettivamente centrano il problema. Qualcun altro vuole aggiungere una sollecitazione, un qualche. Pensavo prima al rapporto tra economia sociale e, nel campo dell'impresa, la responsabilità sociale dell'impresa, che da un punto di vista anche economico poi sono fondamentalmente due sinonimi, cioè per quanto noi stiamo parlando magari di progetti, start-up, cioè delle idee innovative che partono da zero, in realtà poi dal punto di vista magari di realtà già esistenti non sto parlando di nient'altro che di una responsabilità nei confronti della comunità nel fare impresa, no? Cosa cambia secondo te tra i due approcci? Cosa No, cambia in nel senso? realtà secondo me c'è, cioè, poco. Anzi, è esattamente cioè, il paradigma è quello per come la vedo io. Ok. Anche qui nuvole di parole a profusione. Vediamo che all'interno di tutto questo cucuzzaro di parole c'è sempre la parola cambiamento, c'è sempre la parola responsabilità, c'è la parola imprese, bisogni, eccetera, eccetera. C'è una parola in particolare che dopo andremo ad approfondire, che è persone. Perché nell'analisi del contesto di cambiamento, nell'analisi del contesto di avvio di un'impresa, molto spesso si parte da progetti che sembrano fighissimi, che sono interessantissimi, che eccetera, eccetera, e si lasciano da parte le persone, ma non le persone in senso di bisogno o di domanda, ma le persone in senso di chi sta facendo quella cosa. Cioè, tanto spirito in iniziativa, tanto volontariato, ma poi. Quindi tenetevi a mente questa particolare parte della nuvola. Due definizioni. Sono riassunti di riassunti di riassunti, quindi li ritroverete. Dopo vi lascerò anche a disposizione un sacco di materiale che, se avrete voglia, vi andrete a leggere. Mettono insieme concetti e contesti differenti, quindi non sono dei dogmi, sono semplicemente
un modo per farle stare dentro una slide in maniera chiara. Quindi se ci riferiamo al contesto dell'economia sociale, stiamo parlando prevalentemente del contesto europeo di sviluppo di questo particolare settore e in particolare nel contesto dell'economia sociale si ritrovano tutte quelle organizzazioni che fanno riferimento a particolari forme giuridiche, le associazioni, le fondazioni, le cooperative, le mutue e le imprese sociali. Quindi diciamo che l'economia sociale come termine rappresenta il contesto in cui tutte queste organizzazioni e forme giuridiche operano per generare cambiamento, inclusione e innovazione sociale. L'impresa sociale è un concetto che è nato non da tanto, perché se ne sente parlare, diciamo, dal 2000, come concetto legato al contesto europeo. In Italia il contesto di sviluppo dell'impresa sociale ha una storia un po' più lunga, radicata nel sistema della cooperazione sociale che dagli anni 70 è iniziato a svilupparsi. Ma fa riferimento a un concetto che vede sempre l'organizzazione che non distribuisce utili, ma che fa attività economica di tipo imprenditoriale. Quindi è un'impresa che opera nel mercato, che si serve anche di capitali, privati e che sviluppa soluzioni, molto spesso più di processo che di prodotto, ma non solo, che vadano ad aumentare il livello di benessere della comunità. Attenzione alla dimensione imprenditoriale, cioè un'associazione è impresa sociale, al di là di quello che può dire la legge o di quello che non può dire la legge? Sì, no, dipende da quello che fa. Non stiamo guardando al contesto, diciamo, giuridico di riferimento, ma stiamo guardando alle attività, a quello che è l'operatività della realtà che agisce nel contesto locale o nel contesto sociale di riferimento. Diversa concezione è quella dell'imprenditoria, dell'imprenditorialità o dell'imprenditore sociale, concetto prevalentemente di matrice anglosassone, che trova in America e soprattutto nel contesto di sviluppo della Skoll Foundation, la centralità della persona, della figura dell'imprenditore come un filantropo, che però vede nello sviluppo di business, la capacità, la possibilità di generare cambiamento, una figura di riferimento che porti anche questo cambiamento fuori, nel senso che sia un promotore di iniziative. E questo cambiamento poi può avvenire con la strutturazione di un'organizzazione o meno, anche con l'utilizzo di una struttura imprenditoriale industriale, magari in cui già lui opera. Però la focalizzazione dell'imprenditoria sociale, della figura dell'imprenditore sociale, è molto, concentrata sulla persona che fa. In Italia, uno dei casi sempre citati di imprenditore sociale è Olivetti, cioè un imprenditore illuminato che non ha costruito un'impresa, non ha solamente costruito un'impresa che ha sviluppato tutta una serie di sistemi tecnologici, ma ha messo a disposizione della comunità di riferimento tutta una serie di servizi di supporto alla creazione di benessere condiviso e diffuso sul territorio che ha, come dire, ha permesso all'azienda di avere anche una produttività maggiore, ma che ha permesso di diffondere un concetto di benessere diverso. Social business, può essere inteso come un, concetto simile a quello di impresa sociale, varia a seconda dei contesti e come dire, delle comunità di riferimento. Anche qua è un concetto che, si richiama alla figura di Yunus. È un concetto che vede anche la possibilità per capitali privati di entrare come finanziatori, cosa che non è, diciamo, proibita per quanto riguarda l'impresa sociale, ma nel contesto teorico di riferimento l'impresa sociale, la Yunus, è un'impresa molto più orientata al mercato dell'impresa sociale all'europea. E vi ripeto, stiamo parlando veramente delle virgole, quindi anche qua, diciamo, tutti i link che trovate sono link in cui vengono espressi differenti concetti, ma nella stessa maniera. E utilizzo i video per il semplice motivo che ci permettono, in una maniera molto veloce, di sistematizzare una serie di informazioni piuttosto che andare a
a esprimere concetti. E è una modalità di lavoro che usiamo spesso perché comunque aiuta a trasmettere le informazioni in maniera molto semplice. E non è un video narrato, è un video in cui diciamo la Social Enterprise Coalition europea, scusate, UK sviluppa imprenditoria sociale, sviluppa impresa sociale e ha messo una serie di strumenti a supporto della comunità. Fa riferimento a diversi ambienti in cui opera l'impresa sociale. Il contesto del fair trade è molto sviluppato in UK, ci sono dei programmi che già dalle scuole elementari insegnano ai bimbi a costruire cooperative di consumo del commercio equo. Ovviamente usano immagini anche abbastanza particolari per far capire di cosa sta parlando, perché comunque il pubblico che vogliono raggiungere è anche un pubblico di investitori che comunque abbia la capacità di capire in maniera molto semplice che si sta parlando di mercato in tutto e per tutto. L'aspetto della divisione degli utili tra una comunità e non solo verso poche persone è un aspetto che ci permette di capire che stiamo cambiando il modo in cui facciamo impresa. Quindi è il cambio del paradigma, quello che ha portato proprio alla definizione anche di una serie di programmi di sviluppo dell'educazione all'imprenditoria sociale o all'impresa sociale. Ok, e giusto per farvi capire anche solo la differenza di visione, sempre attraverso un video, tra quello che invece è il modello che Yunus, attraverso l'iniziativa sull'impresa sociale, sta cercando di sviluppare, che è un modello molto più sviluppato sull'emersione di fasce emarginate di popolazione. Conoscete tutti la storia di Yunus, quindi non sto qui ad andare a approfondire, però diciamo che anche il contesto in cui una storia si racconta, fa capire la diversità di approccio che può essere utilizzata, parlando veramente della stessa cosa. Vedete, qua compare la figura dell'investitore. I problemi sono gli stessi. Una rete di incubatori, di persone che vanno a incubare imprese. Il reinvestimento dei profitti attraverso anche fondi rotativi.
Questo è importante. Il contesto di questo video, vedete, richiama in causa aspetti differenti del modello di impresa tradizionale, l'investitore, l'incontro con l'investitore, la possibilità di usare competenze e capacità differenti e la possibilità di reinvestire gli utili però in un modo differente e di creare, era qui, impatto in ogni momento della catena del valore. Catena del valore è quello che definisce il modo in cui un'impresa crea, produce e trasforma valore all'interno di un contesto economico. E questo vuol dire che nel momento in cui un prodotto viene, un input viene trasformato da un'impresa e viene restituito come output alla società, aggiunge valore sociale in ogni momento, anche attraverso l'empowerment delle persone, per esempio, che è uno di quei come dire, una di quei, delle possibilità che le persone hanno entrando in programmi del genere è la capacità di imparare a fare nuove cose che poi possono spendere anche in altri contesti. By generating demand for the local farmers, creating local employment, and most importantly, producing affordable nutrients so that even poorer citizens can live healthier lives. Impatto sociale. La nostra passione è sviluppare soluzioni di business per risolvere i problemi sociali, operando di concerto con la comunità di riferimento. Vedete che il contesto dell'innovazione sociale in questo momento si va a confrontare in maniera diretta con le logiche di mercato. Il contesto, diciamo, globale per quanto riguarda l'innovazione, l'economia sociale, l'impresa sociale, ha però dei bisogni, che sono bisogni variegati perché c'è una necessità di interpretare un fenomeno che esiste da tempo, ma che le politiche pubbliche devono intercettare per poter generare impatto e cambiamento con dei moltiplicatori, nel senso che se queste, come dire, queste soluzioni venissero adottate in scala sempre più grande, probabilmente l'impatto generato sarebbe 100 volte superiore a quello che si genera con una politica che non tiene in considerazione queste cose. C'è una necessità da parte delle istituzioni di dare delle definizioni per inserire all'interno di framework regolatori le imprese di cui stiamo parlando, e questo molto spesso non è facile, perché in contesti differenti, all'interno del contesto del mio periodo di ricerca ho mappato la legislazione di 12 paesi del contesto europeo che avevano normative sull'impresa, sulla cooperazione sociale, ed è stato un cataclisma di informazioni, nel senso che paese diverso, storia diversa, modalità di fare le leggi differente, pensate solo al Regno Unito e all'Italia, come due casi estremi, impatti differenti della normativa sul contesto. Le community interest company nel Regno Unito sono esplose e sono nient'altro che imprese sociali di comunità. L'impresa sociale in Italia arranca da 10 anni come forma giuridica, dopo vedremo anche i dati. La necessità di avere dei dati fondamentale per, da una parte, capire qual è la generazione di impatto, qual è l'impatto creato con quel tipo di politica e con quel tipo di sviluppo di startup, e dall'altra parte la necessità di avere dati che permettano di capire come i finanziamenti e gli investimenti effettuati in imprese sociali ritornino in termini di anche impatto economico. E la necessità anche di osservare il cambiamento, cioè si osserva il fenomeno poiché questi determinano una propensione a generare nuova capacità di innovazione. Si vede per esempio tutto il filone dell'impact investing e alla nascita nel contesto europeo dei social impact bond, che non sono nient'altro che dei sistemi obbligazionari in cui pubblico e privato mettono risorse per generare
cambiamento su problemi sociali ben localizzati e ben definiti. La necessità di osservare il cambiamento è utile anche a capire quali sono i tempi in cui questo cambiamento può essere implementato, perché per esempio la storia di Social Impact Bond è molto bella, ma in Italia ha un processo legislativo lentissimo che non permette di andarli a implementare in maniera rapida. Ok, cerchiamo di rifare un po' di ordine. Abbiamo detto che le imprese di innovazione sociale, se possiamo definire o chiamare così, operano in contesti molto diversificati che sono però clusterizzabili su quattro macro aree. Quella dei prodotti e servizi della persona, quindi tutta l'area del welfare legata alle necessità del singolo. I prodotti e servizi per la comunità, di nuovo il welfare però dedicato alla collettività, welfare mix, welfare society, definitela come volete, welfare generativo, si stanno moltiplicando anche qua i termini, ma parliamo sempre di quello, cioè generare benessere per una collettività di persone all'interno del contesto in cui i singoli si possono muovere anche da soli per cercare di trovare soluzioni nel momento in cui non riescono a trovarle nella collettività o nel pubblico. E prodotti e servizi per le imprese che cercano sempre di più di capire come integrare all'interno della loro catena del lavoro e dei loro processi produttivi sistemi che generino impatto sociale. Questo anche perché per le imprese questo è un qualcosa che può portare anche un ritorno in termini di immagini e quindi un ritorno in termini economici, e questo non si deve negare perché è comunque un volano che permette a questo tipo di servizi di crescere. Servizi di welfare aziendale in questo caso sono una cosa tipica che permette di accrescere la produttività delle imprese mettendo a sistema una serie di contesti e soluzioni che permettono ai dipendenti di affrontare il lavoro in maniera più serena. Poi qua si può discutere sull'impatto effettivo di questi sistemi di welfare aziendale, ma quello è il attendere insomma, l'idea di fondo che questi sistemi vogliono raggiungere. E poi prodotti e servizi per la pubblica amministrazione. E qua andiamo dal non profit classico fino agli ultimi esperimenti di ibridazione pubblico-privato per trovare soluzioni concrete a problemi sociali. Quindi le imprese dell'innovazione sociale sono imprese che operano in contesto di mercato, sicuramente in cui il pubblico ha una parte importante nel definire anche solo il sistema di policy di riferimento, ma devono operare intanto generando efficacia, cioè usando in maniera ottimale le risorse per generare degli outcome che siano misurabili e che producano effettivamente impatto. Perché andare a fare impresa in un contesto in cui il bisogno c'è, ma gli strumenti sono sbagliati, non genera impatto. E parallelamente generare efficienza, cioè utilizzare in maniera quanto più ottimale possibile le risorse scarse che sono date a disposizione. E molto spesso all'interno del contesto delle imprese sociali le risorse sono definite in termini di persone. Quindi anche utilizzare le competenze delle persone in maniera costruttiva può essere un modo per generare impatti e cambiamenti diminuendo il tempo investito nell'avviare un'attività. L'analisi delle persone che ci stanno attorno, delle competenze delle persone che ci stanno attorno è fondamentale per capire che nelle reti di relazioni e nelle reti di competenze che queste persone hanno può esserci un attivatore e un moltiplicatore di risorse. Gli output a livello organizzativo, come forme giuridiche organizzative di vario genere, delle imprese di innovazione sociale possono essere di quattro tipologie. Nuove imprese, che siano profit o non profit, nuove iniziative in cui la pubblica amministrazione senza forme giuridiche si attiva con i cittadini in forma di cittadinanza attiva, regolamento sui beni comuni di Bologna promulgato con una legge un regolamento che permette di snellire i tempi di attivazione da parte della pubblica amministrazione attraverso dei patti di collaborazione molto più snelli per andare a generare dei piccoli impatti sociali, cioè da rimettere a posto un giardino invece che farti passare una trafila di 2 mesi e mezzo per ottenere l'autorizzazione ad andare in quel giardino a operare, un patto di collaborazione si scrive, si costruisce insieme e nell'arco di 2 settimane ti permette di andare a operare.
L'innovazione all'interno del contesto organizzativo, quindi innovare i processi produttivi, innovare i processi organizzativi per generare cambiamento, e partenariati pubblico-privati, ma anche privato-privato o pubblico-pubblico, per strutturare delle iniziative che possano permettere di avere un impatto sul contesto locale. E di cosa parliamo? Di welfare? Parliamo di incontro tra generazioni differenti che attraverso nuovi canali rinnovano o innovano le produzioni, parliamo di green economy, parliamo di economia della condivisione, agricoltura 2.0, mettendo a sistema sia tecnologie che strumenti per il marketing per favorire la capacità di conoscenza di particolari tipologie di prodotti, finanza etica, nuove banche che propongono prodotti per dedicati al non profit e alle imprese sociali, eccetera, eccetera, eccetera. Parliamo di questo. Cioè di contesti diversi in cui imprese che non c'entrano probabilmente anche niente con l'innovazione sociale, però attivano risorse che possono essere messe a disposizione di una comunità per generare cambiamento. Cosa vuol dire generare cambiamento? Anche solo poter affrontare un problema tipo come la disoccupazione in una maniera diversa. Cioè ho del tempo a disposizione, lo metto su una piattaforma a fronte di un pagamento per andare a fare delle piccole riparazioni in casa. È quello che quelli che noi a Bologna chiamiamo ciappinari, cioè i piccoli artigiani fanno normalmente, fanno giornalmente. Molto spesso non riescono a raggiungere una visibilità tale che gli permetta di avere un mercato che in questo contesto gli permetta di far capire il loro valore in termini di qualità rispetto magari a tante ditte generaliste e il loro valore in termini di capacità di operare con consapevolezza. A Bologna è nata da poco una piattaforma che si chiama Local Job che permette di mettere a rete tutte queste tipologie di competenze. E, vabbè, Kickstarter la conoscete, è una piattaforma di crowdfunding che finanzia progetti tendenzialmente più vocati al digitale, alle nuove tecnologie. Airbnb, anche questa è nata da un'idea balzana, la necessità, cioè, la necessità di andare a vivere da un'altra parte per un periodo di tempo e di non potersi appoggiare magari a strutture ricettive di un determinato tipo, ma andare a casa di un'altra persona e far sì che questa persona non sia, come è per esempio il couchsurfing, non metta a disposizione la casa gratuitamente, ma la metta a disposizione anche a pagamento. Il social legato all'uscire dal traffico, Waze, che per me è stata la salvezza, cioè la capacità di avere su un device come questo una mappa che mi guida e che mi dice in tempo reale, perché sono gli utenti a partecipare in modalità crowd alla mappa, dove c'è traffico e dove no. Quindi se io vedo che 10 km avanti a me in autostrada c'è traffico, posso pensare di uscire e magari prendere una statale che è liberissima e mi permette di arrivare prima. Voi direte, è impatto sociale? Sì, perché il giramento di scatole che io provo, il tempo che perdo e tutto il resto è comunque una cosa che genera anche semplicemente la possibilità di evitare incidenti. E via, cioè, e questi sono veramente tre o quattro. Mi ha fatto piacere quando sono arrivato a Brindisi, in aeroporto, vedere come una regione può catalizzare, attivare determinate. Ed è stata bella la scena proprio, determinate risorse territoriali con dei progetti che fanno inclusione sociale, attraverso il finanziamento della comunità europea, mettendo che cosa? Una cosa semplicissima, una vending machine all'interno dell'aeroporto di fianco all'uscita. Una vending machine che di fianco ha un'altra vending machine che propone i prodotti, mi pare, di Armani, adesso mi ricordo, le mutande di non so che marca, e di fianco c'è una macchinetta che vende i prodotti made in carcere. Metti la monetina, tira giù il prodotto, costa pochissimo. Perché la scena mi ha fatto particolarmente sorridere? Perché scendono con me dall'aereo delle persone che non conosco assolutamente, escono, vanno verso l'uscita, contesto della ragazza probabilmente sotto i 30 anni, vestita comunque alla moda, con la ricerca di determinati particolari, che vede questa cosa e dice: Ah, ma che bello, lo voglio.
semplicemente perché sono impacchettati benino, sono costruiti benino, probabilmente non si è neanche fermata a guardare cosa c'è sopra, cosa c'è sotto, come faccio io che appena vedo il social economy impazzisco e cerco di capire. Poi loro li conoscevo perché li ho visti a Terra Futura, a Firenze, insomma, è una realtà che ha prodotto veramente grandi impatti. E, però ho capito, anche l'utilizzare strumenti di marketing classici del mercato profit, insomma del settore profit, è necessario e importante per le imprese sociali proprio perché devono generare impatto attraverso un'economia di mercato. E il fatto di generare anche solo la curiosità di una persona a prendere questo prodotto e dentro raccontargli una storia è necessario al fine di narrare il cambiamento che stai generando. Non so quanto quella vending machine abbia venduto, però anche solo il fatto di lei che chiedeva al ragazzo di comprare di questa cosa è un'ottica di acquisto ripetuta che succede nei grandi magazzini. Avete visto il caso di Aravind l'altra volta con Stefano, se non ricordo male mi sembra che lo abbia citato. Portobello è un caso locale dell'Emilia Romagna, è un emporio sociale, solidale. Nella stessa Bologna, vi riporto i casi della mia regione perché ovviamente sto lì, quindi, però visto che qua non siete da meno, e a Bologna sta nascendo Casa Zanardi, che è un progetto di comunità promosso da un'istituzione che è l'istituzione Minguzzi, che è un'istituzione della provincia che genera inclusione sociale attraverso una serie di empori solidali nel territorio che sviluppano competenze delle persone facendo empowerment su ragazzi magari svantaggiati e mettendoli all'interno di contesti produttivi, piccoli market in cui c'è un'ottica del riuso, del riciclo, hanno messo la piattaforma di crowdfunding, insomma diversi strumenti all'interno di Casa Zanardi che generano una sostenibilità anche per persone che in questo momento non si possono permettere di affrontare per esempio acquisti al supermercato, quindi mettendo a disposizione cose a minor costo, magari sono usate però, magari sono usate, e non mi ricordo come si chiama, Mercatino dell'Usato è un franchising che in Italia sta facendo dei numeri enormi, perché la gente, ma io stesso, va lì a comprare delle cose che sono perfette. E questo è analizzare un cambiamento. Analizzare un cambiamento generando impatto. Poi, che sia un'impresa sociale o meno, non lo so, non credo che sia un'impresa sociale, ma comunque stanno generando un cambiamento nel paradigma. E il fatto che, per esempio, una catena come OVS abbia inserito all'interno dei suoi negozi il come si chiamano dei punti di raccolta di strumenti, di indumenti usati, e a fronte di due indumenti usati anche rotti ti diano un buono sconto, è un'ottica che ti fa capire che c'è questo cambiamento in atto perché c'è un bisogno e via. Microfono. Slow Food? Slow Food è un caso particolare, nel senso che quello che fa Slow Food è semplicemente andare a promuovere delle colture differenti, poi lo conoscete voi meglio di me perché chi si occupa di agricoltura, io mi occupo di economia sociale, che è un'altra cosa. Però permette di andare a sviluppare una cultura del territorio, del cibo locale, della particolarità della produzione, sviluppando da una parte educazione e dall'altra parte cultura di imprenditorialità. Il modello di Slow Food è particolare perché è praticamente un modello duale di sviluppo di impresa che mette insieme un'associazione e un'impresa, e è un modello molto utilizzato all'interno del contesto dell'imprenditoria sociale come modello di sviluppo in cui l'associazione controlla l'impresa, che è quella che genera fatturato, mentre l'associazione si occupa più del contesto educativo e formativo o di sviluppo territoriale. Non è l'unica a utilizzarlo, perché tante grandi associazioni usano questo tipo di modello duale, e permette di operativizzare i costi di impresa in una realtà che può generare ricavi e operare in un contesto di mercato, tenendo il contesto culturale di riferimento dentro un'associazione, che è invece una dinamica che permette la creazione di attrazione nella collettività, cioè di aggregare persone attorno a un ideale. E non ho, non,
credo di averlo spiegato bene, però di fondo l'associazione promuove e l'impresa fattura, per essere proprio semplici. Lo conoscete tutti. L'innovazione sociale ha una natura, ha una naturale dimensione imprenditoriale, quale possibile, ma non unico e necessario, esito per implementare e attuare una nuova idea. Questo prescinde dal fatto che si crei un'impresa profit, non profit, che abbia una forma giuridica, che abbia una scatola o che abbia altro. La dimensione imprenditoriale è importante a prescindere dal contesto in cui è, come dire, è una capacità, scusate, non mi viene la parola, però è un qualcosa che deve essere presente all'interno del contesto perché quell'idea venga attivata. Poi non è detto che si trasformi in un'impresa, ma anche solo, e vedremo dopo quali sono possibili, diciamo, driver per l'attivazione di capacità imprenditoriali, e con un caso oltretutto del territorio, è appunto un driver che spinge anche solo a proporre e a promuovere nuove idee. Ed è importantissimo pensare in ottica imprenditoriale, perché anche se stiamo facendo, mettendo su un'associazione o un gruppo di amici, ci permette di pianificare tempi e risorse, ci permette di organizzare tempi e risorse per destinarli a un obiettivo, ci permette di capire se quell'obiettivo è raggiungibile o meno e ci permette di analizzare prima i bisogni e poi gli impatti generati rispetto a quell'obiettivo. È quasi una vocazione quella imprenditoriale, che però permette, attraverso l'acquisizione di una serie di competenze che servono per forza di cose, di generare cambiamento anche senza fare impresa. E in questo, secondo me, la figura del progettista europeo è un imprenditore che opera in un modo diverso, perché continuamente analizza il territorio, il contesto, le politiche e tutto il resto per generare un tipo di impatto attraverso una serie di programmi differenti. Un paio di dati. Contesto europeo, economia sociale in Europa, ricordiamoci che l'economia sociale in Europa si occupa di associazioni, fondazioni, cooperative e mutue e imprese sociali, anche se l'impresa sociale non è ancora definita a livello europeo. E rappresenta il 10% delle imprese europee, quindi circa 2 milioni di imprese, con un fatturato in costante crescita, occupazione in costante crescita, e l'Italia è uno dei maggiori produttori di imprese che operano nel contesto, o dei contesti in cui ci sono più imprese che operano nel contesto dell'economia sociale. La fonte qua è CIRIEC, che è un centro di ricerca internazionale sull'economia cooperativa e sull'economia sociale. E ho avuto l'opportunità di partecipare a un paio di convegni CIRIEC presentando dei paper, ed è un contesto in cui veramente vieni permeato di tutto un mondo di persone che fanno ricerca in quel contesto sulle nuove pratiche di economia collaborativa e sociale, in cui ti fanno vedere come le imprese recuperate in Argentina, piuttosto che i corsi di imprenditoria sociale all'interno delle business school americane, piuttosto che lo sviluppo di piccole imprese di comunità in Bangladesh, sono tutti contesti che vivono della stessa cosa, cioè la dimensione, una dimensione imprenditoriale vocata a un impatto sociale. Ripeto sempre gli stessi termini, perché veramente non è che stiamo parlando di cose che, su cui c'è da fare dei panegirici di parole giganteschi, di quello parliamo. Di quello parliamo, e non ne parliamo solo noi, cioè ne parla la Commissione Europea. Il dato importantissimo è questo, che attraverso un lavoro di costruzione di reti, di analisi di dati, che vengono dal basso, che vengono dai territori, vengono da piccole realtà associative, non profit, cooperative, e che generano cambiamento, l'Europa si è resa conto, grazie a quei numeri che vi ho fatto vedere prima, che il cambiamento significa impatto, significa economia. E il commissario Barnier definisce
il contesto dell'innovazione sociale, e negli ultimi 2 anni ci sono stati eventi, convegni a livello europeo, meeting, workshop di ogni tipo sulla diffusione del modello dell'economia sociale. Perché? Perché era necessario implementare risultati di determinati progetti che hanno analizzato i contesti dell'economia sociale all'interno delle nuove politiche europee per il 2014-2020, cioè un nuovo settennato di programmazione che ha radicalmente sconvolto le carte in tavola, e i progettisti sono impazziti in questo, perché gli hanno cambiato le regole di finanziamento, le regole di finanziamento, gli hanno cambiato i programmi, li hanno aggregati, li hanno riclusterizzati. Ma in tutto questo l'economia sociale ha un filone comune condiviso in diversi programmi. Perché? Perché l'inclusione, la coesione, la lotta alla povertà, la lotta ai problemi sociali sono qualcosa che in Europa c'è, esiste, ed è, sono problemi crescenti. E dunque, vediamo se va volume. Allora, questo era nel contesto di un, sì, di un intervento. Onorevoli membri del Parlamento, mesdames et messieurs, ladies and gentlemen, it is an honor to address you today, and I am sorry I cannot be with you in person due to a long planned visit to Poland. Over the last 5 years, we have shared the most serious financial, economic and social crisis in the world, with consequences for employment, especially among young people, and also for public finances. With social services being reduced and the weakest in society being armed, governments have needed to do more with less. But as the old Chinese saying goes, out of crisis comes opportunity. Social businesses are springing up, they are delivering much needed services, providing jobs, and caring both for people and the world around us. There is less public money to go around, but these businesses want to give back to society. And the term social enterprises covers a diverse range of businesses, everything from online services providers to those helping the elderly, groups repairing abandoned bikes, playgroups for refugee children, ink recycling businesses, the list is endless. Social businesses often employ some of the most fragile people in society, helping build social cohesion, giving employment and reducing inequality. But what all these businesses want to do is serve the communities and the world at large, as Letizia Moratti reminded me very recently. Ladies and gentlemen, your meeting at the Italian Parliament to discuss this issue today shows that awareness of this sector is growing. And this month, I have been taking part in a series of online debates in single market accounts. These debates are with ordinary people across Europe. They have brought home to me the opportunities that social businesses have to grow, if only they can harness their potential. These businesses have for too long been in a legal no man's land in many countries, and were unable to get appropriate financing. They fell into the cracks between public services and commercial companies. That is what I wanted to change. Back in late 2011, we at the European Commission launched the Social Businesses Initiative to help create an environment in which social business can flourish in Europe. Over the last 2 years, we have been working hard on the 3 main planks of our roadmap for social business. We have helped improve access to finance for social businesses, giving them better access to European funding and making them more attractive to private investors, especially through the creation of new European social entrepreneurship funds. We are taking actions to identify and raise the visibility of social businesses.
This will help them when dealing with local authorities or banks and help them attract qualified staff. We have started a project to map the social business sector to get an overview of business models and identify best practices. The result of that study should be available early next year. And we are organizing a major event in Strasbourg in January 2014. This will be a great opportunity to meet other players in the sector, which I encourage you to join, to create the way forward together, and to continue to build a healthy and vibrant social entrepreneurship sector right across Europe. And finally, something that I know you are very concerned with today, we are simplifying the regulations that apply to social businesses, adapting the rules on state aid and on public procurements, especially for those social businesses that provide services on behalf of national and local authorities. We have also proposed a European Foundation statute. I do hope the member states, including Italy, will work quickly to introduce a statute as soon as possible. Ladies and gentlemen, dear friends, in Italy, you are developing your national framework for social business. As you do so, it will be important to be in line with work being done in Europe, so Italy's social entrepreneurs can take full advantage of the single market. We all have high ambitions for the social business sector. I'm confident that your meeting today will help you identify what Italy's social business need and plan how to meet these needs. Now, more than ever, social businesses deserve our full support. Volere e potere. Where there is a will, there is a way. And I look forward to your proposals. Thank you very much for your kind attention. Da notare una cosa, ha usato i quattro termini in un discorso intendendo sempre la stessa roba: social business, social enterprise, innovazione sociale, non l'ha detto, imprenditorialità sociale. Quindi capite che anche a livello europeo il contesto definitorio serve semplicemente per costruire un framework di riferimento, ma in realtà di quello si parla. Il framework di riferimento, questo era un convegno del 2013, organizzato da Vita e Make a Change, in cui appunto si iniziava a costruire anche un po' il futuro della normativa sull'impresa sociale italiana. Perché? Perché il contesto della normativa sull'impresa sociale italiana, che è datato 2004, come diciamo, in realtà è datato ancora di più come processo di avvio della lenta, come dire, del lento cammino verso la promulgazione di una legge sulle imprese sociali che tenesse in considerazione anche la capacità imprenditoriale e imprenditiva del terzo settore, classicamente identificato come non profit puro, mondo delle associazioni e dell'associazionismo in generale. Una strada lenta per varie vicissitudini normative, politiche che hanno attraversato il tempo e che a maturazione non ha poi generato, diciamo, i cambiamenti che ci si aspettava che generasse. E all'interno, diciamo, del contesto europeo, per rimanere un attimo lì, che cosa è stato fatto e che cosa poi l'Italia ha ripreso ultimamente a metà novembre in un convegno all'interno del contesto del semestre di presidenza dell'Unione Europea. E un convegno in cui si parlava di economia sociale. E l'Europa non ha fatto nient'altro che creare una serie di strumenti, utilizzando quelli che sono i classici fondi diretti e indiretti, a supporto, fondi diretti e fondi strutturali, a supporto della promozione di imprenditoria sociale in vari contesti. E se la Social Business Initiative e in generale il portale Social Innovation Europe, che è una mappatura di tutti i contesti imprenditoria sociale a livello europeo, navigabile, in cui si vanno a recuperare informazioni,
in cui si vanno a vedere dei casi, in cui si va a capire come hanno funzionato e c'è il contesto di riferimento della scheda paese che ti fa capire come si è sviluppata l'imprenditoria sociale in quel contesto. Poi anche questa bella mappa che gira così, è bellissima. Oddio, aiuto. Ok. Permette di avere costantemente informazioni e aggiornamenti sull'imprenditoria sociale, sull'innovazione sociale, sull'imprenditorialità sociale, sulle imprese sociali, di capire quali eventi ci sono. Quindi, cioè, hanno costruito, e l'hanno costruito dal basso anche questo, perché hanno chiamato a raccolta le persone che nei contesti locali si occupavano di innovazione sociale a contribuire ad essere ambasciatori di questo movimento. Di questo movimento, della creazione di questo portale, per andare a capire dal basso di cosa stavamo parlando. Perché mappare dall'alto un fenomeno del genere non è possibile. Ci vuole la capacità di attivazione da parte delle comunità locali in cui persone informate dei fatti, ricercatori, imprenditori sociali, policy maker, imprenditori classici che sono entrati in contatto con l'impresa sociale, facciano capire di cosa stiamo parlando. Cioè, non navigo più di tanto, ve lo lascio anche questo come sollecitazione ad andare a capire cosa fanno negli altri paesi, perché molto spesso magari quello che voi volete fare è già stato fatto in un altro contesto e vi serve per prendere un'ispirazione per capire come l'hanno fatto. Tirate su il telefono, mandate una mail, pianificate un viaggio, andate a incontrare queste persone per capire come hanno costruito quella cosa. E molto spesso ci sono realtà estere. Mi ricordo quando facevo una ricerca per conto di una cooperativa sociale di Bologna, è venuta in visita una delegazione coreana a vedere come stavano sviluppando il modello di cooperazione sociale lì dentro, nel contesto di un asilo nido, che era stato costruito ex novo con un'associazione temporanea d'impresa, in un consorzio, no, con un'associazione temporanea d'impresa che metteva determinate risorse e prendeva altre risorse dal pubblico per costruire un asilo sostenibile, cogenerazione, fotovoltaico, in cui fondamentalmente i processi interni di educazione e apprendimento erano quelli classici, ma innovavano anche in termini di didattica. E questo, cioè, sono venuti lì dentro e sono rimasti estasiati, tant'è che dopo li hanno invitati all'interno di un contesto di un convegno sull'economia sociale a presentare questa iniziativa là, insieme alla Regione Emilia-Romagna. Quindi la conoscenza del contesto di riferimento è importante per capire e farci ispirare. Quindi le 2 ore che ci abbiamo messo stamattina per contestualizzare il tutto servivano a questo. La cosa più interessante di tutto questo è che non è che si vada a parlare di impresa sociale solo nel contesto dell'impresa sociale, o comunque all'interno della DG Impresa, che già è un risultato allucinante, cioè che dentro il sito della DG Impresa ci sia una sezione dedicata all'imprenditoria sociale, al fondo per l'imprenditoria sociale che deve essere costruito. Mentre è normale che si occupi di inclusione sociale, quindi di innovazione sociale, la DG Occupazione, Affari Sociali e Inclusione, trovare nella DG Ricerca e Innovazione, all'interno del contesto del programma sulla ricerca, una call che si occupa dello sviluppo di comunità di innovazione sociale, con milioni di euro dedicati, non è una cosa, cioè è una cosa che deve far riflettere. E sapere che anche all'interno del contesto del vecchio settimo programma quadro, nel sviluppo di nuove tecnologie, sono stati creati dei progetti, uno in particolare all'interno delle piattaforme di collaborazione, si chiama CEST, e questo progetto è un progetto che metteva a disposizione risorse per l'avvio di progetti imprenditoriali nell'ambito dell'economia collaborativa online, che andassero a affrontare problemi sociali. Vuol dire che c'è un'attenzione a livello macro che è tutta da sfruttare, cioè il momento è giusto per fare impresa sociale.
da par suo l'Italia non è stata a guardare. Quindi se a gennaio hanno fatto il convegno in, europeo sugli imprenditori sociali, in cui si sono buttati tutti dentro una sala a parlare di impresa sociale, innovazione, ma sempre loro, però questo ha permesso di permeare una serie di politiche che sono uscite anche da quel contesto e quindi anche di mappature, di promozione di modelli di sostenibilità. E all'interno del contesto italiano e in particolare nel contesto della Smart City, il bando nazionale del MIUR sul Smart City e Social Innovation ha permesso di finanziare una serie di iniziative che generano impatto sociale, pur essendo magari progetti che guardano più alla tecnologia, ma alla tecnologia che produce cambiamento nella collettività. Poi avevo tirato giù una serie di progetti, ma dopo li guardiamo, cioè dei nomi erano di riferimento. E il Ministero delle Politiche Sociali, all'interno del contesto del semestre europeo di presidenza, ha organizzato a novembre questo convegno sull'economia, sullo sviluppo dell'economia sociale. Parallelamente, in un universo parallelo, a Lisbona c'era il meeting europeo di tutti i quattro progetti del settimo programma quadro che si occupano di innovazione sociale, che stanno cercando di fare scale up di progetti di innovazione sociale, tra cui anche Transition. E nello stesso momento, non mi ricordo dove, c'era un altro convegno sulle start-up sociali. Insomma, novembre è stato un mese allucinante. Il 15 dicembre, mi pare che sia a Roma, c'è un convegno sull'innovazione del terzo settore promosso da Iris Network, in realtà promosso dal Ministero. Quindi capite che c'è un fermento che l'anno prossimo dovrà necessariamente essere scaricato a terra in termini di risorse. E qui sta a voi capire come sfruttarle e prepararvi. Questa è una slide che ho preso da una presentazione di alcune mie amiche che hanno messo su un'impresa con finalità sociale che si chiama Social Seed su a Bologna, ed è un startup che fa consulenza al terzo settore per l'innovazione sociale, utilizzando degli strumenti differenti, cioè gli strumenti che sempre più anche l'Unione Europea richiama in gioco, del design thinking, del design, dello human centered design, del design di prodotto e servizio, perché sono strumenti che permettono di capire i bisogni coinvolgendo direttamente la collettività nella costruzione del prodotto e del servizio definitivo. E questa slide fa riferimento al contesto italiano e alla consistenza del fenomeno dello sviluppo di imprese sociali in Italia. Dati 2014 su 2011. 770 imprese sociali, ex legge, più questi dati di Zandonai dall'ultimo workshop sull'impresa sociale, momento condivisione e di ispirazione che si tiene a Riva del Garda ogni anno a settembre. 770 imprese sociali iscritte nella sezione speciale del registro delle imprese sociali tenuto dalle Camere di Commercio e che quindi hanno tutti i crismi dell'impresa sociale ex legge, che vuol dire essere bardati dentro un contesto giuridico che non ti permette di fare nulla, perché sono solo vincoli e non c'è stata ancora una proposta di un contesto agevolativo di riferimento, cosa di cui molte imprese sociali si sono lamentate, perché comunque è una legge che mette una serie di vincoli e non permette lo sviluppo di un'impresa sul mercato, molto spesso. E se mi sente qualcuno che ha sviluppato la legge mi tira degli anatemi subito, ma cioè il contesto è quello. A fronte di quello, 500 e rotte, avevo i numeri, 500 e rotte imprese che hanno nella dicitura impresa sociale, cioè diciamo che una delle caratteristiche è che l'impresa sociale all'interno del nome dell'azienda registrato deve avere impresa sociale. Andando a fare una ricerca all'interno delle Camere di Commercio, io ne feci una a livello emiliano-romagnolo nel lontano 2011, mi pare,
si vedeva che c'erano una serie di imprese sociali che però non erano registrate, perché erano nate precedentemente e non hanno neanche la voglia di registrarsi, perché comunque dovevano sottostare a una serie di vincoli, quale anche solo la presentazione del bilancio sociale, che è comunque un vincolo. Io ho già capito la domanda. Vuoi perché non mi è chiara la normativa? Non la conosco, però mi domando a questo punto qual è il vantaggio di essere un'impresa sociale, se in Italia la normativa in questo momento è vincolante. Non rispondo. Dopo ti spiego perché. La normativa sull'impresa sociale è stata sviluppata al fine di permettere a contesti classici del non profit, quindi associazioni, comitati no, in realtà, e altri contesti, tutte le varie APS, ONG, piuttosto che associazioni di volontariato, di dotarsi di una struttura imprenditoriale a fronte di una serie di vincoli che loro già possedevano. Quindi fondamentalmente di riuscire da una parte a permeare quello che era tutto il costrutto del libro primo, che è tutto il costrutto del libro primo del codice civile sulle associazioni e fondazioni, di uno strumento che gli permettesse di lavorare in un'ottica imprenditoriale, questo con una legge, e senza creare un contesto culturale di riferimento, al di là di alcuni hotspot o di alcuni hub che esistono in Italia che promuovono la cultura dell'impresa sociale. Dall'altra parte, la possibilità di dotare imprese classiche, SRL, SPA, strutture giuridiche tipiche del contesto profit, di un veicolo che gli permettesse di avere una marcia in più nel dire noi vogliamo orientarci verso una tipologia di impresa che ha finalità sociali. Magari perché lavoriamo nel settore ambientale, abbiamo come dire, questa vocazione all'impatto, al beneficio per la collettività e quindi policy maker ti dota di uno strumento che, ripeto, è un framework giuridico, è un vestito. Un vestito con tutti i limiti del vestito, che la zip non va su, che magari è stretto, che lo devi aggiustare di volta in volta. Quello che è successo è che senza al di là del framework normativo, senza un contesto agevolativo di sviluppo e culturale di riferimento, la legge non ha fatto presa. Perché fondamentalmente lì dentro ci sono più di 300-400 imprese sociali nate perché nel contesto, mi sembra, della campagna di alcune regioni del sud, all'interno dei sistemi di policy hanno dato delle premialità a chi, costituito in forma di impresa sociale, svolgesse diverse tipologie di attività. E la maggior parte sono scuole di formazione, asili nido e cose del genere, che hanno trovato in quel contesto la capacità di riuscire a fare attività imprenditoriale attraendo capitali pubblici però. Cioè la legge esce il bando in cui c'è scritto devi essere impresa sociale, diventi impresa sociale per prendere i soldi. Più tutta una serie invece di realtà che lo erano già di loro, magari delle SRL, e non hanno fatto nient'altro che dire ok, noi ci vogliamo impegnare in questo senso. E fondamentalmente lì il contesto a cui fai riferimento è quello dell'imprenditore che vuole utilizzare quello che un paese, un sistema di policy gli mette a disposizione per definirsi. Queste sono le due, diciamo, macro categorie. A fronte di tutto questo, e nell'ottica di una legge che nell'arco di 10 anni, perché la legge del 2006, è partito il processo di costruzione nel 2004, i decreti attuativi sono del 2008, quindi anche lì 4 anni anche solo per arrivare a capire che cosa c'era poi, cioè cosa doveva fare l'impresa sociale per essere impresa sociale. Lo sviluppo di una serie di programmi per, come dire, la diffusione di questo contesto normativo non ha prodotto valore. Ci sono poi in Italia le cooperative sociali. Meno male, viene da dire, ma con delle piccole attenzioni. Le cooperative non sono strutture giuridiche capaci di attrarre capitali, perché sono, come risaputo, delle strutture in cui io entro e valgo uno. Non valgo quanto capitale ho, ma valgo uno. Quindi nel sistema di governance il fatto che un venture capitalist o anche solo un business angel o anche solo una persona dotata di capitali voglia entrare
nel capitale di una cooperativa per sì, generare impatto sociale, ma anche per una rendita personale, il contesto delle cooperative non è assolutamente attrattivo. Se poi pensiamo alle cooperative sociali in cui non c'è distribuzione di utili, già facciamo fatica a capire che anche solo la remunerazione di un capitale, di una rivalutazione gratuita del capitale sociale, di strumenti legati al prestito sociale, di strumenti legati alle azioni di partecipazione cooperativa che non sono mai decollate neanche quelle, non ti permette di dare una redditività superiore al 3% a un investimento. E questo per gli investitori non è assolutamente attrattivo, perché mi prendo dei bot, mi prendo dei pluriennali, mi prendo dei... investo in strumenti che mi permettano di avere più o meno lo stesso rendimento senza il rischio, perché una cooperativa è un'impresa e ha il rischio imprenditoriale, che poi venga diffuso sulla comunità, che venga condiviso tra i soci, sì, ma è un rischio. Il rischio è anche che vedi tutte le ultime situazioni di coinvolgimento di cooperative in determinati contesti, ti permette di dire, cioè ti fa dire: io ho investito in quella cooperativa lì che pensavo facesse quella cosa e invece fa tutt'altro, quindi è un rischio anche sociale, in termini di ritorno, in termini di immagine. Okay. Ma tendenzialmente le cooperative sociali sono quelle che a livello imprenditoriale sostengono il welfare del paese. Anche qui se mi sentono gli economisti mi ammazzano, ma non posso fare, cioè non faccio fatica. Sotto a questo c'è tutto il substrato di enti non profit di vario genere, e badate che anche solo analizzare l'unico strumento che c'è è il repertorio economico amministrativo, in cui i soggetti non profit che decidono di avviare delle piccole attività economiche devono registrarsi per poter tenere la contabilità, gestire l'IVA, avere degli sgravi rispetto all'IRES, eccetera, eccetera, eccetera. E, ecco, non sono un commercialista, quindi su tutte le questioni fiscali lascio da parte perché c'è da impazzire, e, però facendo un'analisi anche di questo contesto qui, sempre basandosi sul censimento di industria dei servizi che per la prima volta ha analizzato, ha cercato di clusterizzare tutti i dati presenti sul non profit italiano, si è arrivato a un contesto di quel numero di imprese che veramente quelle sono quelle che sostengono i servizi della collettività e i servizi di welfare locale, al di là del pubblico che però, come sapete, a fronte di una serie di tagli successivi alla spesa sociale si trova davanti a una situazione disastrata. Quindi stiamo parlando di soggetti, potenzialmente imprese sociali, se una normativa di favore gli permettesse di creare un veicolo di impresa sociale o di essere impresa sociale con un'ottica agevolativa, ma non agevolativa nel termine del fondo perduto, ma nel termine di sviluppo di impresa, gli permetterebbe di farlo con la, come dire, la sicurezza di avere anche dei programmi educativi e formativi che li formino all'essere imprenditore. Togliendoci da tutto questo, c'è poi una maggior parte di piccole e medie imprese che operano in settori indicati dalla normativa sull'impresa sociale, i 12 settori, cooperative sociali, imprese sociali possono fare anche inserimento lavorativo in qualsiasi, qualunque settore, e quindi ci sono queste 90.000 realtà che possono potenzialmente essere interessate a una normativa di settore di favore. Faccio fatica a credere, perché lì dentro ci sono poi tutte le case di cura, gli istituti privati, residenziali, per i malati, insomma, sono strutture che hanno più un'ottica di mercato pura che un'ottica sociale. Ma non è detto che con strumenti adeguati non siano interessati a fare operazioni di impact investing o di social venture capital. Quindi, insomma, è un contesto in fermento. Ispirazioni. Cosa succede? Che ci sono, se riesco ad andare a cliccarci sopra, le vediamo, se no poi ve le andate a vedere, eccoci qua. Ci sono anche attori che generano il cambiamento importando modelli, utilizzando modelli che stanno innovando il contesto dell'imprenditoria sociale italiana, e quindi il fatto che una città voglia dotarsi, come è successo per le città del commercio equo e solidale, di un riconoscimento come città che sviluppa il social business, perché dietro c'è una realtà che effettivamente fa sviluppo di social business in quella città, è una cosa molto importante.
Il fatto che organizzazioni di livello europeo vengano a insediarsi in Italia, europeo e internazionale, per promuovere la cultura della risoluzione dei problemi dell'imprenditoria sociale dal basso, coinvolgendo le comunità di riferimento, i professionisti delle comunità di riferimento, e dall'altra parte l'educazione formale e informale all'imprenditoria sociale, programmi che siano all'interno dell'università o che siano all'interno di contesti informali, vedi questo. E ancora più importante per quanto mi riguarda, è sempre un caso del territorio, che le corporate, le imprese del manifatturiero dell'area emiliano-romagnola abbiano deciso di mettersi insieme per costruire un'impresa sociale. E posso avere volume? Qui vi dimenticate disegnini carini e tutto il resto, cioè servizio classico. Perché questo caso? Per un semplice motivo. La IMA, la GD e la Marchesini sono tre gruppi industriali che all'interno del contesto emiliano-romagnolo gestiscono a livello internazionale tutta la filiera del packaging. Macchine che fanno packaging delle sigarette per l'industria alimentare. Sono imprese che hanno permeato il contesto imprenditoriale emiliano-romagnolo della cultura dell'imprenditore e dell'impresa. Il fatto che questa tipologia di imprese vada a virare non con un'ottica filantropica,
ma con un'ottica imprenditoriale verso lo sviluppo di imprese del genere, quindi per formare delle persone che poi possono essere utilizzate nel loro ciclo produttivo, è importantissimo a livello sia di inclusione sociale, sia di coesione territoriale, sia di recupero delle competenze rispetto ai vecchi operai usciti, che possono in questo modo mettere le loro competenze a disposizione di un progetto che ha un valore e quindi sentirsi anche nuovamente inseriti nel contesto sociale, diciamo, mettendo a disposizione del tempo volontario, sia nella generazione di attività economicamente sostenibili. Ovvio che farlo lì in un contesto in cui tendenzialmente le lavorazioni che fai sapranno già dove vanno a finire, è una cosa semplice, poi non è vero, perché una volta che i pezzi escono li devono vendere, poi li utilizzano nel contesto del processo produttivo delle imprese, però devono farli sti pezzi, e devono farli bene, con tutti i problemi che questo può portare. E stiamo parlando di meccanica, di manifatturiero, un settore che è costantemente in calo negli ultimi anni, ma che attraverso... Ci sono state anche realtà di recupero di aziende meccaniche, metalmeccaniche all'interno del contesto italiano, cioè gruppi di operai che hanno riacquisito le quote di imprese che erano andate in fallimento per rimettere in produzione, perché era una cosa impensabile sprecare tutto il capitale di competenze di macchinari inserite all'interno di questi contesti, che generavano comunque benessere sul territorio. È di nuovo il cambio di un paradigma, cioè io non ti do più i soldi, io costruisco insieme a te il futuro. A voi la parola. Non è un break, è un break creativo e costruttivo. Cosa conoscete voi nel territorio che produca... Made in carcere me la sono già giocata io, quindi... Siamo a posto così. Conoscete realtà del genere, o anche non del genere, che producano impatto a livello territoriale? In generale. Parliamo di livello imprenditoriale, quindi so che conoscete, avete la mappatura di tutte le associazioni possibili e immaginabili del territorio, ma a me interessa sapere se conoscete le imprese. Provaci. A prescindere, cioè partiamo dal fatto che io non le conosco, quindi dopo andremo a cercarlo, puoi ingannarmi benissimo, esatto. Non so se è un'impresa, però è un... Insomma, un progetto di produzione di supporti multimediali per persone non vedenti, per nel campo dell'arte, cioè sia per la lettura sia per anche la fruizione di opere d'arte, disegni. Si chiama? Abbiamo parlato di... Si chiama E. Mi distraggo, cerco un attimo e vedo se la trovo. Vai, è concesso distrarsi in questo momento. Sì, mi pare che ne abbiamo parlato l'altra volta quando voi avete presentato il vostro business model. C'era qualcuno che aveva menzionato il fatto che avessero, mi ricordo, no? Insomma. Un esempio qua è Ecofesta. E sostanzialmente potresti parlarne tu, per esempio. Però il tema è che comunque sul nostro territorio risultare ufficialmente come impresa sociale è raro, cioè ci sono un sacco di realtà che svolgono attività di tipo imprenditoriale, quantomeno nel campo sociale, però con una struttura associativa, poi sostanzialmente una forma giuridica associativa, e la maggior parte delle associazioni è quella. Cioè sì, ma infatti il senso anche di tutto questo con il laboratorio stesso è proprio quello di promuovere questa evoluzione, no? Quindi Ecofesta è un esempio. Vuoi parlarcene, Gigi?
Il mio progetto ecofesta? No, non è il mio progetto ecofesta, io differenzio il vetro dalla plastica, no, mi sta chiamando mia madre. Sì, è un progetto diciamo, promosso da Ente Modelli Sostenibili, che è diciamo, l'associazione attraverso la quale poi appunto lavora il progetto Ecofesta, che si occupa praticamente di rendere eventi pubblici collettivi come sagre, convegni, concerti, renderli ecosostenibili, cioè intervenire sia dal punto di vista della differenziazione dei rifiuti prodotti durante l'evento attraverso delle isole ecologiche verso le quali diciamo, i fruitori vengono a conferire i rifiuti, e allo stesso tempo diciamo, presso le isole ecologiche vi sono ci siamo noi informatori, trattino formatori, trattino netturbini, che informano le persone su come diciamo, sulla corretta differenziazione dei rifiuti, quindi cosa va nella plastica, cosa non va nella plastica, quello che va nel vetro, lasciando anche a volte diciamo, dei materiali informativi per poter fare diciamo, correttamente anche la raccolta differenziata in casa loro, ovviamente società di smaltimento di rifiuti permettendo. In questo modo sì, diciamo, l'impatto sociale avviene su diversi fronti, perché da un punto di vista diciamo, ambientale c'è una riduzione fino all'80-85%, in alcuni casi del 90%, riduzione del prodotto indifferenziato, quindi si va a produrre materiale differenziato per il rifiuto differenziato per il 90%, poi a seconda sempre anche del rapporto che ha con gli organizzatori e di come loro diciamo, contribuiscono nelle pratiche alla differenziazione, e vai a fare anche informazione e formazione sul corretto smaltimento di rifiuti presso la cittadinanza fondamentalmente. Ok. Il finanziamento per Ecofesta, vabbè, fondamentalmente sì, è un po' imprenditoriale, ci sono gli organizzatori degli eventi che ti appaltano, tra virgolette, il servizio di gestione dei rifiuti della sagra, e inoltre diciamo, per contratto sono costretti a fornirsi di stoviglie e materiale interamente biodegradabile. Quindi vengono aiutati anche in realtà nel reperimento di questi materiali. Quindi si crea anche un indotto sull'utilizzo, sulla filiera del biocompostabile, del biodegradabile. Sì, esatto. Ok. Grazie. Visto l'orario anche, vado avanti, poi dopo ci avremo modo di parlare dei vostri progetti anche, perché il pomeriggio sarà dedicato a quello. E ricerca veloce, nel senso che non ci sono stato più di tanto sopra, e ho visto che avete qua una sede dello IAL, che è una struttura nazionale che fa educazione, apprendimento, cultura, sostenibilità e tutto il resto. È un'impresa sociale, cioè lo IAL è un ente che è riconosciuto come impresa sociale. E Aforis si occupa di sviluppo in campo ambientale, è un'impresa sociale. E poi mi sono imbattuto in queste due cose qui. Sempre se le tecnologie ci danno con il loro tempo l'aiuto per... Ok. Mi sono, al di là del sito di riferimento, mi sono imbattuto in questo. Su un totale di 56, se non ricordo male, progetti finanziati a livello nazionale, 17 pugliesi. Adesso se è carica, ci sono anche i nomi dei progetti, eccoli qua, che sono questi. Io non so se voi li conoscete, se non li conoscete, se sono del territorio, che cosa fanno, insomma, volevo fare un po' di ricerca, purtroppo il tempo non c'è stato, però vi invito ad andare a capire, perché questi hanno preso un bel po' di soldi dal Ministero. Andateci a guardare. Perché, come dicevo, non è detto che nel paese vicino qualcuno non
non si sia già attivato per fare quello che fate anche voi. E allora la creazione di reti in questo senso può amplificare la portata dell'impatto e rendere più sostenibile il modello, mettendo in rete competenze e altro. Anche questo ve li lascio tutti, quindi non state a prendere appunti perché tanto è tutta roba che avete a disposizione. L'altra cosa che ho visto è questa, cioè sempre la Regione Puglia, attraverso il Fondo Sociale Europeo con il POR, ha fatto un programma molto simile a quello che ho seguito io in Regione Emilia Romagna per lo sviluppo di imprese sociali attraverso la capacitazione delle competenze delle persone, mettendo a sistema tutta una serie di risorse che hanno prodotto progetti. Ora non ho trovato il report, so che esiste, è un bel libro, se qualcuno di voi lo trova me lo dia, perché insomma è una cosa che assolutamente mi interessa per sempre per, cioè, conoscere contesti diversi, ma tendenzialmente attraverso tre azioni: consolidamento di organizzazioni operanti e incentivi all'innovazione tecnologica, nuove imprese nel campo dell'inclusione sociale, questo è finito, mi pare che sia già chiuso perché hanno già fatto il report definitivo, e inclusione lavorativa. E io ovviamente non conosco la vostra regione, l'ho visto, l'ho analizzato un attimo, ho visto che dietro c'è questo piccoli sussidi che è il programma di riferimento, posso immaginarmi che sì, lo abbia messo in determinati percorsi, ma lo abbia poi scaricato sul territorio attraverso dei bandi che fossero accessibili a tutti, o perlomeno di solito l'ottica del Fondo Sociale Europeo è questa. E questo, ripeto, non sono riuscito a trovare il report perché sarebbe stato interessantissimo capire cosa hanno fatto con questi progetti, per capire cosa esiste sul territorio a livello di impresa sociale e andare a emulare o addirittura andarsi a inserire con le nostre competenze. Cioè tutti voi state sviluppando progetti perché avete delle competenze e non è detto che a questo settore, a questi signori, le vostre competenze non siano necessarie per co-sviluppare progettualità nell'ottica imprenditoriale. Quindi, ritorno prima, la conoscenza del contesto di riferimento è fondamentale come dimensione dello sviluppo di impresa. Velocemente, esistono i social venture capital? Sì, esistono, oltre a un venture capital sociale che ha base sua a Milano, se non ricordo male, è nato dall'idea di una persona che è Luciano Balbo, imprenditore sociale illuminato. E fuori dall'Italia ne esistono di strutture del genere, così come esistono tutto il sistema di fondi etici legato al sistema di gestione del risparmio, alle società di gestione del risparmio che hanno determinati indicatori di impatto e che quindi fanno raccolta di capitali dentro fondi che sono eticamente orientati, nati anche a seguito di scandali nella gestione dei fondi, eccetera. Cioè, tutte queste cose esistono, ci sono, sono operative, bisogna solo capire come arrivarci. In Italia, visto che siamo bravissimi a promulgare leggi, e non ci bastava la cooperazione sociale perché è cooperazione, e quindi è un particolare determinato tipologia di impresa che deriva da un percorso storico e sociale ed economico. Quindi cosa abbiamo detto? Facciamo le imprese sociali, perché così anche le SRL, le SPA si possono dotare di questa veste. Non era abbastanza, quindi ci siamo inventati anche la startup innovativa a vocazione sociale, che tendenzialmente è un costrutto giuridico che ti permette di generare impatto sociale implementando contesti di forte sviluppo tecnologico, perché qui la tecnologia è centrale, e all'interno di un contesto imprenditoriale di start-up, quindi sono imprese che vengono create all'interno di questo contesto.
Anche qui è un costrutto giuridico con una normativa di riferimento, con dei richiami dall'Agenzia delle Entrate su determinate cose che le start-up innovative o creazione sociale possono o non possono fare, con dei tempi di attivazione da quando vai in Camera di Commercio a quando poi ti registrano un'impresa abbastanza lunghi perché devono controllare tutta una serie di criteri. Io ho aperto una cooperativa sociale e mi sono impuntato, l'ho fatta riconoscere come startup innovativa a vocazione sociale. Siamo in 75 in Italia. Tre mesi. Non male. C'era di mezzo l'estate, quindi ci sta. Però quali sono i vantaggi e le caratteristiche di questa? Allora, sulla startup innovativa a vocazione sociale ci andiamo dopo a vedere diciamo tutto il costrutto di riferimento della normativa. Tendenzialmente la possibilità per gli investitori di avere delle detrazioni o delle deduzioni a seconda del tipo di investitore su quello che è il capitale investito all'interno dell'impresa, quindi io investitore investo tot di capitale, se sono una startup innovativa a vocazione sociale posso avere una detrazione del 27% come privato, una deduzione del 25% come impresa, a fronte però di un investimento di capitale che duri X anni, non mi ricordo, dovrebbero essere 3 anni o 3 o 4 anni. La possibilità di fornire, di diciamo raccogliere capitali anche dalle piattaforme di crowdfunding in termini di equity, quindi sempre in termini di capitale sociale. Alcune agevolazioni su quello che riguarda la contrattazione del lavoro, quindi con contratti più semplici, anche qua non entriamo nel contesto perché generiamo insomma un delirio anche sulle riforme del lavoro che stanno pensando adesso. C'è un'altra caratteristica, scusate ma la memoria va a rilento e poi anche ora di pranzo, però dopo andiamo a vederla in maniera più diretta sul contesto giuridico, se ne abbiamo tempo perché siamo tipo indietro di un'ora. E, impresa di innovazione sociale, un caso, uno, semplice, insomma. E, Welfare Italia è una SRL costituita come impresa sociale. Nel febbraio 2009 partecipata dal consorzio Gino Mattarelli, consorzio di imprese sociali, cooperative e non solo, Intesa San Paolo e Banco Popolare. Sanità leggera, cioè tendenzialmente operare riducendo i costi di struttura per quello che riguarda la fruizione di servizi sanitari, riuscendo ad abbattere anche i costi delle prestazioni, generando un modello di sostenibilità, cioè che sia sostenibile sia per la struttura che gestisce il servizio sanitario, sia per a livello di reddito per i medici e i professionisti che operano in quelle strutture, sia a livello di persone che accedono. Quindi tendenzialmente una visita o comunque un controllo, una prestazione medica all'interno di queste strutture costa di meno rispetto a, costa di meno rispetto ha altre strutture di tipo privato, costa di più rispetto al pubblico, ma permette di accedere in maniera più immediata, cioè rispetto a quello che è il problema del settore pubblico dei tempi di attesa, vado a snellire questo. E in termini di generazione di benessere, questo mi permette di dire, a livello personale, facendo un trade-off tra il fare una visita in un centro privato che mi costa 200 euro, farla nel pubblico che mi costa 2 mesi di tempo, quando va bene, di attesa, questo può essere un modello che genera mi dà la possibilità di avere una visita di competente, personale competente ad un prezzo accessibile. Non vi sto dicendo che costa 10 euro una visita, però diciamo che i prezzi sono più accessibili rispetto ai normali prezzi di mercato. E hanno intercettato un bisogno crescente, gli ambulatori odontoiatrici sono sempre meno coperti da prestazioni assicurative anche all'interno di accordi quadro per le grandi aziende, e quindi la gente che ha necessità, soprattutto per i bambini, se ci pensate, apparecchi, continue visite o anche infortuni per quanto riguarda magari incidenti che vanno su quell'ambito, sono tutte prestazioni che costano un'enormità. L'alternativa è andare in Croazia e quindi andare a generare benessere economico in un altro paese. Il modello di impresa sociale può e riesce a generare sostenibilità economica andando a soddisfare dei bisogni presenti che hanno disponibilità a pagare, probabilmente limitata, ma c'è disponibilità a pagare. Ragionare in termini imprenditoriali nel momento in cui si parla di startup sociali non vuol dire nient'altro che fare questo.
lo avete visto con uno strumento che è il business model. Nel pomeriggio andremo a capire, attraverso una serie di strumenti che utilizziamo, ma che non sono neanche quelli dei dogmi, sono degli strumenti con cui noi ci troviamo, con cui noi ci troviamo bene a operare, andremo a capire quali sono questi strumenti. C'è un video molto carino, è in inglese, però ve lo farò vedere a pezzi spiegandovi, ma poi con l'inglese voi non avete problemi. Ve lo farò vedere a pezzi cercando di spiegare, e lavoreremo su l'emersione delle vostre competenze. Mi farò spiegare i vostri progetti, però tendenzialmente vorrei lavorare nell'ottica di un bando, perché quello permette di contestualizzare, ed è un bando in cui i vostri progetti c'entrano tutti, bene o male, e cercando di capire come poter mettere insieme competenze differenti lavorando su gruppi di lavoro che non voglio che siano quelli in cui già lavorate. Cioè, ricostruiamo i gruppi partendo dalle vostre competenze, cercando di creare gruppi eterogenei di competenze diversificate. Perché questo? Perché è una cosa che non si fa mai e su cui non c'è cultura all'interno del contesto anche educativo italiano, cosa che non è vera perché qua, dopo ve lo faccio vedere, ne avete un caso, e è proprio il fatto che non si cerca mai di partire dalle competenze delle persone per capire quali sono le cose che può e non può fare un determinato tipo di professione in un contesto imprenditoriale. Se io non ne so niente di siti web, è inutile che mi metta a costruire piattaforme per l'attivazione della cittadinanza. La piattaforma la faccio costruire a qualcuno che lo sa fare, e io cerco di generare attivazione nella comunità, perché magari sono un mediatore, affinché la gente vada su quella piattaforma e generi redditività per il mio modello d'impresa. Ok? Non impazzite a fare cose che ci mettete degli anni per imparare a fare. Ma questo, cioè, non dico niente di nuovo, però lavorarci sopra in gruppi che non si conoscono aiuta a generare capacità. Una parte di questo lavoro sicuramente lo avete già fatto quando avete fatto la parte iniziale di Open Space Technology, perché tendenzialmente si va anche ad analizzare le persone. E probabilmente avete lavorato più sui contenuti e sui progetti che sulle persone, non lo so perché non ho visto tutto l'intervento, però posso immaginarlo a grandi linee. Mi piacerebbe partire da voi, proprio per capire anche chi siete e come siete arrivati all'ideazione di quel progetto. Non è detto, e questa è una cosa che accade anche nei percorsi di accelerazione, che il progetto sia quello giusto. Se la persona ha le competenze ma il progetto non è quello giusto, non si segue il progetto, si segue la persona. E quindi quello che succede anche all'interno dei percorsi di accelerazione, non solo il nostro ma anche altri, è che le persone, in gergo tecnico, ma poi domani con Matteo vi divertirete sui termini tecnici, perché lui ha una macchinetta da 300 parole al minuto che vi randella di termini, tendenzialmente tutti in inglese, e la capacità di pivotare, cioè di effettuare un cambiamento anche nel modello di business, è una cosa che dovete imparare a fare. Perché tutto quello che abbiamo detto stamattina serve a capire come cambiare analizzando il contesto di riferimento, e quindi generare imprese sostenibili. Tutta questa parte la dovevamo fare stamattina, dopo corriamo ancora di più e direi che ci fermiamo per la pausa pranzo.